credenza. Ne hai bisogno? Sembra che contenga solo piatti e occupi spazio. E dove hai bisogno di una credenza quando ci sono alcune piante che non hanno nemmeno una sala da pranzo prevista? Tuttavia, i proprietari di casa che saranno bravi nella credenza da pranzo, in realtà non useranno solo la credenza come un deposito di mobili, pentole e padelle solo, ma giocheranno un ruolo più grande. Quindi, se le condizioni di spazio lo permettono, è generalmente raccomandato di costruire una credenza da pranzo. In particolare, non c'è solo una forma e dimensione della credenza, ma fondamentalmente progettandola, è possibile non solo adattare e decorare il mobile per adattarlo allo spazio, ma anche combinare le esigenze del proprietario di casa per rendere il mobile più funzionale e creare più possibilità di utilizzo oltre lo stoccaggio e l'esposizione. Uno dei disegni deformati della credenza è la combinazione dell'ormai popolare design del portacarte. Permettete al mobile di funzionare sia come contenitore che come unità di seduta. E una delle grandi cose di incorporare un tavolo da gioco è che può essere adattato alla posizione che, per dare una funzione a angoli e fessure difficili da usare e per creare spazi di seduta relativamente sicuri. Il proprietario di casa ha potuto anche comprare qualche sedia da pranzo in meno. E con il fondo del tavolo da gioco, si può anche pianificare lo spazio di archiviazione per permettere di mettere più oggetti nella piccola sala da pranzo. Il design della credenza, che prendeva tutto il piano della parete, ma per dare altre funzioni, e per dare allo spazio un aspetto stratificato. Alcune credenze da pranzo avranno un design parziale a nicchia o in due parti che, in questo modo, è proprio possibile utilizzare questo piano d'appoggio come un tavolo da cucina occidentale e condividere la pressione di una cucina tradizionale cinese. E con una credenza da pranzo dal design moderno che conterrà piccoli elettrodomestici da cucina. Oltre a riporre i piatti, forni e microonde, per esempio, si raddoppiano come armadietti per elettrodomestici da usare, aggiungendo la cucina leggera alle credenze da pranzo lungo la strada. Sotto l'epidemia, molte persone sono passate a lavorare da casa, solo per scoprire che non c'era uno spazio adeguato per l'ufficio a casa. Ma di fatto, molto prima dell'epidemia, i design delle sale da pranzo in Europa e in America, molto prima dell'epidemia, incorporavano piccole scrivanie nelle credenze da pranzo che creare una piccola area di lettura e di lavoro. E anche con la piccola scrivania prevista, il perimetro del piano del tavolo può ancora essere armadiato senza interferire con la funzione di stoccaggio originale. Un piccolo promemoria per creare una credenza da pranzo che funzioni come una scrivania e ricordarsi di installare una presa di corrente in modo che non ci sia elettricità disponibile. Il muro divisorio che definiva lo spazio è stato sostituito da un mobile da pranzo superiore. Non solo serve allo stesso scopo di dividere il campo, ma entrambi i lati possono anche essere usati per creare armadietti di stoccaggio. Quindi sono due armadi in uno. Inoltre, quando viene usato come credenza da pranzo divisoria, se la forma di ripiani del pavimento diventa uno scaffale di esposizione, o scavare un buco nella parete divisoria che è la credenza da pranzo, oltre a rendere facile il trasferimento dei piatti, se mettete un altro piano d'appoggio, diventerà anche un piccolo bar. Combinando una credenza da pranzo con un tavolo da pranzo. Una pratica comune nelle piccole case con spazio limitato. Così facendo, si può evitare lo spreco di spazio e quindi farne un uso efficiente. Creando una sala da pranzo piccola, bella e funzionale. Con il design dei tavoli da pranzo combinati con isole centrali che diventano più comuni negli spazi aperti di pranzo e cucina.